che in questo momento prevale sicuramente l'amarezza per un risultato, per una vittoria che è sfumata proprio negli ultimissimi minuti di gioco. E effettivamente i ragazzi hanno dato tutto, credo che veramente non si possa non applaudire tutti loro, lo staff, e in questo applauso sinceramente mi sento di accomunare anche l'Altamura, nel senso che anche loro come noi stanno costretti dalle circostanze e quindi a butorto collo stanno affrontando un calendario che veramente si comprende proprio perché che le circostanze che lo hanno determinato sono eccezionali, ma francamente è un calendario non tollerabile sotto nessun punto di vista fisico, psicologico, logico, cioè non, veramente, quindi non si può veramente dire nulla a questi ragazzi. E ripeto, in questo ricomprendo anche l'Altamura, che praticamente ha un calendario identico al nostro, quindi domenica, mercoledì, insomma, quindi bravi tutti. Certamente Nardò ed Altamura possono fare molto di più dal punto di vista del calcio, pure dello spettacolo calcistico, però insomma alla fine poi questa amarezza passerà e ci teniamo stretto comunque il punto, che è un buon punto. Ricordiamo che noi a Nardò abbiamo battuto l'Altamura, quindi in una eventuale, diciamo, arrivo a ex aequo comunque Nardò sarebbe in vantaggio sull'Altamura, perché appunto ha una vittoria rispetto ad un pareggio. Ma questo è il stato del campo, e come sempre noi del Nardò facciamo e diciamo e soprattutto, ripeto, facciamo, dobbiamo accettare il risultato del campo. Quindi da domani si pensa al Gravina, mercoledì torneremo nelle Murge per l'ultima partita di recupero, quindi cercheremo di riprenderci col Gravina quello che abbiamo lasciato oggi in termini di punti. Fammi dire anche che noi prepariamo le partite senza francamente scomodare il codice penale, senza parlare di furti e senza intorbidire le acque parlando di veleni. Noi preferiamo preparare le partite con il sorriso, parlando di tecnica, di tattica, e francamente ci piacerebbe che un po' tutti coloro che partecipano nelle diversi abiti, nelle diverse qualità e qualifiche a questo bellissimo campionato, dessero il loro contributo in termini proprio di classe espositiva. L'ho detto all'inizio, io ho accomunato in un applauso comune sia Altamura che Nardò, mi riferivo proprio alle squadre, quindi su questo non ci piove.